Bentornati su Rete 8, amici di Chef in Cucina. Oggi new entry della nostra trasmissione è insieme a me il giovane chef Tiziano Paolini del ristorante Prospettive di Francavilla. Ciao Tiziano. Buongiorno Jennifer, buongiorno a tutti. Con noi saremo una settimana in compagnia del nostro chef e nel corso di questa settimana lui un po' ci presenterà i piatti che più lo rappresentano. Oggi certo. In particolare che cosa prepariamo Tiziano? Oggi un grande classico abruzzese del territorio, una realizzazione di pizze e foglie in questo caso, che noi facciamo una chiave, diciamo, moderna per il nostro locale. I clienti lo amano tanto perché comunque è un piatto del territorio e in prospettiva non è la classica pizza e foie, ma comunque qualcosa di un po' più scenografico, ecco. Ecco, prima di spostarci in cucina, Tiziano, dici quali sono gli ingredienti per realizzare questa pizza e foie però rivisitata. Certo, allora, di primo abbiamo bisogno di rape fresche, sì. Farina di mais, una percentuale di farina bianca, in questo caso una tipo 1, delle patate gialesse, delle acciughe sottosale, fresche, diciamo che è un po' indifferente, in questo caso sono sottosale e poi messe in olio, e del peperone dolce secco. Perfetto Tiziano, ricetta. Ovviamente ricordo ai nostri telespettatori che la dose relativa agli ingredienti la trovano in grafica a fine della puntata. Certo. Allora Tiziano, ci spostiamo in cucina? Perfetto. Andiamo. Iniziamo subito con lessare le rape, vero chef? Certo Jennifer, andiamo semplicemente a gettarle in acqua bollente, li facciamo cuocere per qualche minuto, non troppo, per tenere comunque la rapa bella croccante, e gli diamo subito uno shock termico con acqua e ghiaccio. Sì, sì. Allora, acqua a bolle, buttiamo le nostre rape. Quindi veramente questa deve essere un'operazione breve, Tiziano? Sì, di all'incirca un paio di minuti neanche. Ok. Perché poi comunque le andremo a risaltare in padella con un po' d'olio e un po' di aglio. Come abbiamo detto, un paio di minuti. Le andiamo subito a scolare e immergere in acqua e ghiaccio. Le buttiamo in acqua e ghiaccio? Sì, sì. Perché così manteniamo il bel colore verde. Bel colore verde e non solo. Lo shock termico serve comunque per far stringere le cellule, in questo caso della rapa, e mantiene tutti i valori nutrizionali all'interno. No, ma questa insomma è anche un'operazione che sembra semplice, ma in realtà non lo è, perché noi abbiamo un po' la tendenza, soprattutto qui in Abruzzo, di far stracuocere la verdura. Sì, sì. E invece è sbagliato. E perché lì perdiamo esatto. Tutti comunque, tutti i valori. Comunque la verdura fa bene, oltre ad essere buona. La verdura buona. Fa benissimo. Quindi non dobbiamo poi stravolgerla più di tanto, perché altrimenti poi andiamo a perdere tutte quelle proprietà che ci fanno bene. Benissimo. Come vedi, l'acqua non è verde, ma è rimasta bianca. Esatto, sì. Appunto perché l'abbiamo comunque estratta al momento giusto. Perfetto. Ok. Quindi le rape ce l'abbiamo. Le rape ce l'abbiamo. Adesso. Con la stessa acqua, perché per fare la pizza di mais abbiamo bisogno di acqua bollente. Quindi perché andremo ad utilizzare l'acqua di cottura delle rape. Sì, l'acqua di cottura delle rape per dargli un sapore in più, quel quid in più. Okay. Perché acqua bollente? Perché comunque la farina di mais non lega moltissimo con un liquido freddo. Quindi all'istante, come versiamo l'acqua bollente, la iniziamo già a cucinare. Come si fa con la polenta in questo caso. Okay. Poi la ripassiamo in forno. Benissimo Tiziano, quindi abbiamo bisogno di acqua bollente che andremo a mettere in un contenitore, giusto? Sì, ovviamente per comodità. In una bowl d'acciaio. Mi ricordo mia nonna e le vicine di casa facevano questa operazione di ammassare la pizza a mani nude. Oddio, come facevano? Guarda, ma io credo che un po' le nostre nonne avevano i polpastrelli, oramai avevano perso la sensibilità. Bene, adesso facciamo questa pizza certo, di mais, sono ecco proprio qua, curiosa. L'acqua bollente, allora mettiamo un pizzico di sale. Ok.
qui abbiamo il mix di farine, che ricordiamo, farina di mais e farina di tipo 1. Sì, mettiamo un po' di sale. Di sale, mettiamo dell'olio extravergine. Questo era il cibo dei poveri, che ad oggi è diventato uno dei... Bravissima. Esatto. Ok, mettiamo dell'olio. Diamo una leggera girata. Ok. E iniziamo con l'acqua bollente. Così la cuciniamo all'istante. Un po' per volta. E iniziamo. Eccola qua, deve essere proprio una massa. Sì, una massa. Che possiamo lavorare poi con le mani, ovviamente. Questa poi andrà cotta dove, Tiziano? In padella? Andrà cotta o in padella o al forno. In padella ovviamente ci vuole più tempo e si rischia di bruciarla e non farle arrivare la cottura all'interno. Invece al forno, si mette al forno a 180 gradi, un quarto d'ora, bene o male, è cotta. Poi, se vogliamo dargli una nota di croccantezza in più, la possiamo spingere per gli ultimi 5 minuti a 200-220 gradi. Ok, tutto chiaro. Dobbiamo formare delle pizzette. Stendiamo un po' le di... facciamo qui sopra, sì, che bello. Sì. Stendiamo un po'. Prendiamo la nostra pizza. Ci bagniamo un po' le mani con dell'olio. E andiamo a lavorare la nostra pizza. Quindi tu, Tiziano, le cuocerai in forno, giusto? Sì, io le cucino in forno per dargli una cottura omogenea. Okay. E con un programma grigliato. Così gli dà comunque una bella doratura. Queste sono le nostre pizze. Allora Jennifer, andiamo a cucinare le nostre pizze. In questo caso. Questo è un nebulizzatore, vero? Questo è un nebulizzatore elettrico. A casa possiamo usare un pennello con dell'olio. Ok. Chiudiamo il forno. E aspettiamo la cottura. Ok, perfetto. Nel frattempo ci portiamo avanti con le altre operazioni. Nel frattempo andiamo avanti. Allora, le nostre pizzette stanno cuocendo in forno. Poi qui abbiamo scolato le nostre rape. Sì. E una parte invece, Tiziano, le abbiamo frullate. Sono queste. Perché ovviamente la realizzazione qual è? È avere una crema di rape e, in questo caso, patate per legare le rape. Okay. Quindi abbiamo una mousse di una vellutata di rape. La rapa spadellata classica con aglio e olio. Okay. E poi il peperone dolce polverizzato sopra. Perfetto. Con l'acciughina appoggiata. Perfetto. Questo è il piatto. Quindi abbiamo tutto, che dobbiamo sì. fare adesso? Allora adesso andiamo a saltare le rape in padella con un po' di aglio e olio, friggiamo il peperone e poi possiamo impiattare Perfetto. Il tempo che la pizza si cuoce. La crema di rape già è stata fatta con un bimbi, un mixer, un mini pimer, quello che più avete a casa insomma. Ok. Allora, filo d'olio, un paio di agli in camicia, aglio rosso sempre meglio. Facciamo rosolare un pochino. Ok. Mettiamo le nostre rape. La cucina è bella perché è ricca di colori e il fuoco, che meraviglia. Fa parte della cucina. Un pizzico di sale. La spadelliamo. Quindi proprio una spadellata veloce, senza sì, farle... Sì, non troppo, io ci rimetto un leggero goccio di acqua di cottura. Ok. Per ridargli un po' di umidità. Veloce. E il nostro piatto, le nostre rape sono pronte. E ci siamo, ecco qua. E le teniamo da parte. E le teniamo da parte. Prepariamo anche il nostro peperone. Il nostro peperone semplicemente lo andiamo a friggere. Priviamo i semi. Che anche la cottura di questo peperone non è molto facile perché tende a bruciare in maniera molto veloce. Sì, l'importante è che l'olio extravergine lo teniamo costante. Quindi deve essere proprio una frittura molto sì. dolce. È immediata, cioè non... Sì, diciamo lo tiriamo fuori dall'olio e lo rimmergiamo per dargli più croccantezza, sempre una sorta di shock termico perché freddo, caldo il peperone. Anche perché questi sembra magari che rimangono che morbidi, sì, ma in realtà poi una volta fuori dall'olio diventano croccantissimi. Sì, come si raffreddano diventano croccantissimi.
Poi il profumo del peperone dolce per me è imbattibile. Anche secondo me, io lo metterei anche in mezzo al latte la mattina, Tiziana. Guarda, è fantastico. Allora, le pizze sono pronte. Come vedi, gli abbiamo dato anche eccole qua. Bene, siamo tornati in sala per impiattare la nostra pizza e foie. Allora, Tiziano, iniziamo. Perfetto. Allora, iniziamo ad impiattare. Coppa pasta. Sì. Le nostre rape. Rape spadellate, sì. Profumatissime e ancora belle verdi. Bellissime. Non hanno perso per niente il colore. Ovviamente questo è un antipasto qui al nostro ristorante, quindi la porzione è piccolina. È un po' più ridotta in questo caso. Schiacciamo un pochino. E ok. Poi tagliamo la nostra pizza. Quanto sono belle, Tiziano. Molto carina. Certo che il tuo forno ha una cottura meravigliosa. Beh, sì, diciamo che vale quello che è stato pagato, insomma. Allora, versiamo la nostra crema. Ma che bello questo piatto, Tiziano. Cioè, veramente stai utilizzando gli ingredienti originali, ma stai rendendo questo piatto veramente una tradizione gourmet. Bravissima, adagiamo le nostre... Stupendo. Pizzette. Ok. Poi ci andiamo a sbriciolare il nostro peperone che abbiamo fritto. Mazza che bello, Tiziano. Così. In ultimo le acciughe. Ovviamente questo può essere anche un piatto vegetariano, quindi non ci mettiamo le acciughe. Ok. Ma non solo vegetariano, vegano togliendo sì, le acciughe. Sì, vegano. Addirittura vegano. Perfetto, due acciughe bastano per una porzione, che sarebbe un'acciuga, due filetti. Ok. Siamo pronti. Poi, per chiudere il piatto, noi ci serviamo lo stesso peperone sì. secco, sì. macinato sempre con un mixer, con del pane raffermo e lo facciamo asciugare in forno. Okay. Questo è il risultato. Abbiamo aggiunto grassi, olio, burro, niente? Non c'è nulla, perché? Perché comunque quando frulliamo il peperone ricaccia già un po' di olio e umidità. Ok. Il pane si umidisce, lo semplicemente... Quindi è semplicemente tostato e sì, basta. Tostato. Che meraviglia, chef! Complimenti, Tiziano! Perfetto. Ora andiamo ovviamente a cacciare il nostro coppapasta perché non si mangia. E questo è il piatto. Complimenti, chef! Veramente mi hai colpita. La nostra pizza e foie. Mi hai colpita con questa pizza e foie. Cioè, oltre ad essere un piatto bellissimo che poi parla dell'Abruzzo, perché insomma sì. fa parte della nostra tradizione, ma è veramente rifacibile a casa, perché veramente non ci sono strumenti particolari. Rifate questo piatto perché presentato in questo modo è veramente... Sì, ovviamente la classica pizza e foie viene tutta mischiata, la pizza sì, mischiata esatto. con le rape. Noi ovviamente gli abbiamo dato un, diciamo, un impiattamento anche per far capire gli ingredienti, quindi mangi solo la pizza e senti il sapore della pizza, mangi solo le esatto. rape e senti il sapore delle rape, poi insieme puoi sia mischiarlo che comunque mangiarlo come pane accompagnato con le rape. Grazie chef. Prego, grazie. Questo è il piatto. Complimenti, grazie mille. Tiziano. A voi. Rimanete con noi perché anche domani torneremo qui a Francavilla al Mare dal nostro chef Tiziano Paolini, ristorante Prospettive. A domani. I chiodi di garofano, perfetti per l'inverno perché si sposano tanto con le zuppe, con le tisane, hanno delle proprietà antisettiche, aiutano nella circolazione. In più, masticati aiutano a rinfrescare l'alito.